Ciao a tutti, allora oggi tutorial vi mostro come realizzare questi orecchini. Visto che tantissime di voi mi avete richiesto il tutorial, ho pensato insomma di accontentarvi. Ho incastonato una goccia utilizzando Delica Aerokai 15, poi qua sotto invece ho fatto tutta una serie di passaggi con Super Duo, Cipollotti e sempre Aerokai 15. Devo dire che questo tipo di lavorazione mi piace veramente tanto, perché l'orecchino è bello rigido e soprattutto perché risulta molto molto leggero, e in questo periodo con il caldo, se l'orecchino secondo me è troppo pesante, si fa anche a fatica a portarlo. Invece questi insomma non si sentono neanche una volta indossati. E niente, spero che il tutorial vi piaccia, vi lascio subito i materiali. Per realizzare questi orecchini mi occorre una goccia 18x13, lo sto utilizzando in questa colorazione, delle Super Duo, delle Rokai 150, io sto utilizzando queste qui, che sono le Transparent Light Sapphire della Thon, e sempre dello stesso colore dei Cipollotti 3x4, me ne serviranno 5 per orecchino. Poi mi servono delle Delica 110, sto utilizzando queste qui che sono le Opaque White AB della Miyuki, questo qui è il codice. Ovviamente una monachella. Come ago utilizzo questi e come filo utilizzo un filo di nylon 0,16. Sistemo i materiali e cominciamo con il tutorial. Il primo passaggio da fare è quello da inserire sull'ago 40 Delica 110. Le porto all'altra estremità del filo e chiudo a cerchio ripassando con l'ago in tutte le perline. Ok, ripassata in tutte, ho fatto un nodino e così ho fissato il lavoro e sono rientrata da alcune perline. Adesso comincio a lavorare a peyote. Come si lavora a peyote? Prendo una delica sull'ago, eccola qua. Salto la perlina che viene dopo ed entro con l'ago in quella dopo ancora. Quindi sto uscendo da questa, salto questa qui sotto e inserisco l'ago in quella dopo. E tiro il filo. Ancora prendo una delica sull'ago, salto la delica che viene dopo. E con l'ago mi inserisco in quella dopo ancora e tiro il filo. Ok, procedo allo stesso modo per tutto il giro. Ok, ho fatto tutto il giro, inserisco l'ultima delica, prendo la delica sul lago, salto la delica successiva e con l'ago entro in quella dopo e tiro il filo. Rientro anche nella delica successiva ancora, cioè questa, la prima del giro che abbiamo appena fatto, senza mettere niente sull'ago e tiro il filo. Ora sarà molto più semplice inserire le delica, perché dovremo metterne una tra ogni spazietto formato, dalle due delica. Vi faccio vedere. Prendo una delica sul lago. Punto l'ago nella delica che viene dopo e tiro il filo. Ancora prendo una delica sul lago e punto nella delica che viene dopo e tiro il filo. Procedo in questo modo per tutto il giro. Ho fatto tutto il giro e devo inserire l'ultima. Prendo la delica sul lago e punto l'ago nella delica che viene dopo, entrando anche nella prima del giro che ho appena fatto, questa qui, e tiro il filo. In questo modo sono pronta per iniziare un nuovo giro. Come potete vedere, la lavorazione già a questo giro comincia un po' ad incurvarsi e in tutto devo fare 5 giri di delica. Per contare i giri di delica devo contarle in obliquo, quindi 1, 2, 3, 4, devo farne un altro uguale a questo. Quindi prendo sempre una delica sul lago, punto nella delica successiva e tiro il filo. Ancora
prendo una delica sul lago e punto sempre in quella successiva, questa qui, e tiro il filo. Ok, procedo allo stesso modo per tutto il giro. Fatto tutto il giro, devo inserire l'ultima delica, metto una sul lago e punto con l'ago nella delica successiva, questa qui, e tiro il filo. Adesso rientro senza mettere niente sul lago nella delica che viene dopo e tiro il filo. In questo modo sono pronta per fare il prossimo giro. Adesso metto sul lago una rocaille 15-0 e punto con l'ago nella delica che viene dopo, cioè questa, e tiro il filo. Ancora prendo una 15 sul lago e punto sempre nella delica che viene dopo, questa qui. Ne inserisco un'altra, prendo una 15 sul lago e punto sempre nella delica che viene dopo, cioè questa, e tiro il filo. Allora, a questo punto schiaccio un po' la lavorazione in modo da formare la forma di una goccia. E con l'ago, senza metterci niente, mi inserisco nella delica che viene dopo, questa qui, e tiro il filo. In questo modo si viene a formare la gocciolina. Tiro bene bene il filo e ricomincio ancora. Prendo una 15 sul lago ed entro nella delica che viene dopo, questa qui, e tiro bene il filo. Tirate un pochettino in questo passaggio in modo che la forma della goccia si formi. Vabbè, scusate il gioco di parole, spero di essere stata chiara. Prendo ancora una 15 sul lago e punto sempre nella delica che viene dopo, cioè questa, e tiro il filo. Adesso procedo inserendo le rocaille per tutto il giro. Bene, inserisco l'ultima rocaille 15 per terminare il giro e punto sempre nella delica successiva, questa qui, e tiro il filo. Bene, rientro senza mettere niente sul lago, anche nella prima rocaille 15 che ho appena messo. Prendo ancora sul lago una 15 e punto nella 15-0 che viene subito dopo, cioè questa qui, e tiro il filo. Ancora prendo un'altra 15 sul lago e punto nella 15 successiva e tiro il filo. Adesso devo fare la stessa cosa che ho fatto prima, cioè mi inserisco con l'ago senza metterci niente nelle due delica, questa e quella dopo ancora, cioè questa, queste due. Tiro il filo e entro anche nella 15 subito dopo, cioè questa, e tiro il filo. Bene, ora procedo per tutto il giro inserendo tra una 15 e l'altra un'altra 15. Bene, ho terminato tutto il giro e mi sono portata ad uscire dalla parte retro, da questa parte. Adesso posso prendere la goccia e la inserisco mettendo la parte davanti della goccia dove ho già messo le 15-0, da questa parte. Adesso faccio un giro completo inserendo le 15-0, quindi prendo una 15 sul lago, sto uscendo da questa delica
e col lago entro nella dellica successiva, questa qui, e tiro il filo. Vi mostro un'altra volta, prendo una 15 sul lago e punto nella dellica successiva. Bene, procedo allo stesso modo per tutto il giro. L'incastonatura della goccia è terminata, mi sono portata ad uscire praticamente nella punta della goccia. Sto uscendo da questa dellica, da questa qui, e metto sul lago 4 delica e punto nella delica che viene dopo, cioè questa qua, e tiro il filo. In questo modo si forma il cappietto dove attaccare la monachella. Io per sicurezza e per dare maggiore stabilità a questo cappietto ripasso nelle perline che ho appena messo, in modo da appunto irrigidire un po' il lavoro e quindi dare un po' più di stabilità. Allora, praticamente mi sono portata ad uscire da questa delica nella colonna centrale di delica. Mi trovo più o meno verso la fine della goccia. Io devo inserire adesso 7 delica, quindi ne metterò 1, 2, 3 e 4. La quarta me la trovo al centro e poi altre 3 di qua. Adesso vi faccio vedere. Prendo una delica sul lago e punto in questa delica che viene dopo, questa qua, e tiro il filo. Ancora prendo una delica sul lago e punto nella delica successiva, cioè questa, e tiro il filo. Ancora delica sul lago e punto sempre nella delica che viene dopo, cioè questa, e tiro il filo. Inserisco nello stesso modo anche le 4 successive. Ok, mi sono portata ad uscire dalla prima delica che ho messo ed inserisco sul lago una super duo, puntando l'ago nella delica che viene dopo, questa qui, e tiro il filo. Ancora prendo una super duo sul lago e punto nella delica che viene dopo, questa, e tiro il filo. Procedo ad inserire super duo fino alla fine, fino a qua, quindi ne devo inserire ancora altre 1, 2, 3, 4, altre 4. Ok, messe tutte le super duo, mi sono portata ad uscire dal foro inferiore della prima che ho messo, da questa qui. Ora salgo con l'ago nel foro superiore e tiro il filo. Adesso prendo sul lago 2 super duo e punto l'ago nel foro superiore della super duo successiva, entrando anche in quella dopo ancora, e tiro il filo. Prendo ancora 2 super duo sul lago, eccole qua, e punto sempre nel foro superiore della super duo che viene dopo e di quella dopo ancora. Faccio la stessa cosa anche per le ultime due. Ok, ho messo anche le ultime 2 super duo, poi sono tornata indietro ripassando in tutte le perline che ho appena messo fino a portarmi ad uscire nel foro inferiore di questa super duo. Ora faccio come prima, salgo nel foro superiore senza mettere niente sul lago ed inserisco sul lago una super duo e punto nel foro superiore della super duo che viene dopo, questa qui, e tiro bene il filo. Prendo un cipollotto sul lago e punto nel foro superiore della super duo dopo, questa qui, e tiro il filo.
ancora, prendo una Super Duo e punto nella Super Duo che viene dopo, nel foro superiore, e tiro il filo. Riprendo un altro cipollotto, puntando sempre nel foro superiore della Super Duo che viene dopo, e infine metto anche l'ultima Super Duo, puntando sempre nel foro superiore della Super Duo dopo, e tiro il filo. Ora devo ripassare nelle perline, ancora tornando indietro, fino a portarmi ad uscire nel foro inferiore di questa Super Duo. Tirate sempre bene il filo, mi raccomando, e adesso punto nel foro superiore della stessa Super Duo senza mettere niente sul lago e tiro il filo. Prendo sul lago due Super Duo, ce la posso fare, eccole qua, e punto all'interno del cipollotto. E tiro il filo. Ancora due Super Duo sul lago e punto nel foro superiore della Super Duo che viene dopo. Ok, proseguo ad inserire due Super Duo anche tra questa e il cipollotto e anche tra il cipollotto e la Super Duo. Allora, ho finito il giro e come prima sono ripassata tornando indietro nelle perline fino a portarmi ad uscire dal foro inferiore di questa Super Duo della prima. Ora punto l'ago nel foro superiore senza mettere niente ed inserisco sul lago una Super Duo, puntando nel foro superiore della Super Duo successiva e di quella successiva ancora, questo qui, e tiro il filo. Prendo ora sul lago 2,15 e punto nel foro superiore della Super Duo dopo, questo qui, e tiro il filo. Prendo sul lago un'altra Super Duo e punto sempre nel foro superiore della Super Duo che viene dopo. Adesso faccio in maniera speculare, inserisco 2,15 e poi una Super Duo alla fine. Bene, ho finito il giro e come prima sono ripassata in tutte le perline fino a portarmi ad uscire nel foro inferiore della prima Super Duo che ho appena messo. Adesso salgo in quello superiore e metto sul lago un cipollotto e punto l'ago non nella prima rocaille 15 ma nella seconda, solo nella rocaille, questa qui, e tiro il filo. Adesso prendo sul lago una Super Duo e punto nel foro superiore della Super Duo di punta, di questa qua, e tiro il filo. Prendo un'altra Super Duo ed entro solamente nella prima 15, questa qui, e tiro il filo. Inserisco l'ultimo cipollotto puntando sempre nel foro superiore della Super Duo successiva, questa qui, e tiro il filo senza farlo incastrare. Ok, adesso ripasso in tutte le perline fino a portarmi ad uscire da quest'altra parte nel foro inferiore di questa Super Duo. Ok, sto uscendo dal foro inferiore di questa Super Duo, ora rientro anche nel foro superiore e nel cipollotto, cioè mi devo portare ad uscire dal cipollotto e in questo passaggio dovrò inserire solamente delle 15, quindi prendo una 15 sul lago e punto nel foro inferiore della Super Duo subito dopo, cioè questa qui di punta, questa qui, e tiro il filo. Rientro anche nelle altre due Super Duo, questa e questa, sempre nei fori inferiori, e prendo sul lago un'altra 15 e
mi inserisco col l'ago all'interno del cipollotto. Questa operazione serve per dare un'ulteriore stabilità al lavoro. Adesso con l'ago rientro nelle perline fino a portarmi ad uscire sempre nel foro inferiore di questa super 2 di punta, da questa qua, sempre passando, tornando indietro nelle perline. Ok, mi trovo ad uscire nel foro inferiore di questa super 2, salgo puntando nel foro superiore ed inserisco l'ultimo cipollotto, puntando sempre nel foro superiore della super 2 successiva. Ora con l'ago scendo in alcune perline, faccio un nodino e posso tagliare il filo in eccesso perché l'orecchino è terminato. Allora, ho messo la monachella e il nostro orecchino è terminato. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero anche di essere stata abbastanza chiara. Se avete dubbi o dovete chiedermi qualcosa, contattatemi pure come sempre. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutte, ciao!